giornata prenatalizia all'Istituto Torriglia con gli assistiti dell'Istituto per il Bagliatico. Intanto, quanto tempo è che la preparate? Insomma, è una festa che coinvolge tutti quanti i volontari, che sono più di una ventina, nella preparazione già da oltre un mese per procurarsi i vari giochi. Noi facciamo, diciamo, gli elfi, facciamo gli aiutanti di Babbo Natale e Gesù Bambino. E quindi la preparazione va avanti da circa un mese, anche in collaborazione qua con l'Istituto Torriglia. Per l'Immacolata siamo venuti a preparare l'albero di Natale, intanto per gli ospiti anziani, e poi oggi siamo venuti a preparare per la festa per tutti i nostri bambini assistiti. Quanti bambini avete assistiti? Attualmente sono 78 famiglie, quindi 78 bambini che ogni mese vengono assistiti da noi, ricevono da noi un buono per fare la spesa. Le mamme poi possono ritirare indumenti, calzature, attrezzature per l'infanzia, anche giocattoli, e più un pacco viveri che noi preleviamo a Genova in modo, diciamo, all'ingrosso, al banco alimentare, e poi lo distribuiamo dopo aver fatto 78 sacchetti per ogni assistito. Questa è una festa che mette insieme tante generazioni, e dunque dall'idea che insieme si vince comunque sempre. Sì, infatti l'idea è nata proprio lì, è nata 12 anni fa, all'inizio del mio primo mandato, ho detto sarebbe bene riuscire a coniugare queste cose. Quindi all'epoca col presidente del Torriglia abbiamo detto se avevano piacere, anche per gli spazi disponibili, a farlo, e loro hanno dimostrato grande disponibilità che si è ripetuta tutti gli anni, e quindi ancora oggi riusciamo a fare questo incontro tra generazioni diverse, col piacere di aver incontrato un paio d'anni fa, due o tre anni fa, un assistito iniziale del Bagliatico, quindi un bimbo a cui il Bagliatico ha aperto una possibilità di una vita più serena proprio negli anni 20 addirittura, e ora era qua ospite del Torriglia. Allora, Babbo Natale pronto? Babbo Natale è prontissimo. Come ci si allena per la notte in cui bisogna portare tutti i regali? Si allena la pancia. Dove Babbo Natale si deve allenare la pancia. È tutto lì, il soggetto deve allenare la pancia e poi si deve divertire. E poi mi piacciono i bambini, perciò non c'è problema. Questa è un'iniziativa in cui ci si diverte, ed è sempre bella. Sempre meravigliosa, non bella, meravigliosa. E dobbiamo ringraziare Giovanni, sempre Giovanni, dire grazie a Giovanni. Questa forse è la festa più bella di tutto l'anno. Beh, certamente, perché questo connubio tra giovani, bambini, famiglie, anziani è veramente una cosa unica. È bello che si rinnovi ogni anno in questa occasione del Natale, e soprattutto mette in luce quella che è l'importanza del lavoro di solidarietà che fanno alcuni enti come il nostro del Torriglia, come quello del Bagliatico, visto che in questo momento la parola solidarietà non è tanto di moda. Quanti ospiti avete attualmente qui al Torriglia? Attualmente sono 75, perché abbiamo ampliato con 3 nuove camere, 6 nuovi posti letto, poi in più c'è la comunità alloggio, complessivamente sono 75. E quanto personale avete? Aspettando osservavamo la dedizione del personale nei confronti degli anziani, veramente commovente. Mi fa piacere che lei abbia notato questa cosa, perché è la cosa che ci gratifica, soprattutto gratifica gli operatori che dedicano con molta passione il loro lavoro. Ci sono quasi 30 persone, compresi gli amministrativi, che si alternano in questo servizio, che ormai è diventato un servizio che è ultracentenario, che il Torriglia credo che svolga nella maniera più esemplare. Questo proprio grazie al personale che lavora qua. Quanto è importante per voi la collaborazione con associazioni di volontariato come l'AVO? Beh, è importante perché rinnova quel rapporto di stretta solidarietà, come dicevo prima, tra persone, e mette in evidenza che c'è la voglia, il desiderio da parte di tanti, come i volontari di l'AVO, di prestare servizi gratuiti, volontaristici, per fare del bene alle persone, soprattutto agli anziani che hanno bisogno veramente, in questi ultimi attimi della loro vita, di vedersi in qualche modo riconosciuta la loro umanità. Il Natale a Ne con l'inaugurazione del presepe di Adriano. Sì, questa mattina abbiamo l'inaugurazione delle nostre feste natalizie
quest'anno faremo un sacco di cose, nel senso che oggi inauguriamo il presepe che è già anni che il signor Rogero fa, quest'anno è incentrato sul Ponte Morandi, bellissimo come sempre, poi ci sono sempre i paesini della nostra valle, vedi il Borgo di Conscienti eccetera, ad esempio due anni fa ho usato la chiesa di Chiesa Nuova che poi l'ha donata al presepe su della parrocchia e per questo noi lo ringraziamo tutti gli anni. E poi cominceremo dal 14, ci sarà il mercatino, il 14 e il 21, il mercatino agricolo in versione natalizia, e dal 19 inizia la festa vera e propria. Il 19 avremo i saluti e gli auguri alle famiglie dei bambini dalla materna alla scuola media e andremo avanti fino al 29, ricco di eventi. Allora buone feste. Grazie a tutti voi. Anche quest'anno abbiamo fatto i presepe. Sì, tutti gli anni cambia il soggetto, cioè ormai sono dal 2010. Prima lo facevo dentro nella Proloco, poi Giampaolo Caffese mi ha lasciato questo locale e allora mi sono messo a farlo un po' più grande. Ecco. E ho iniziato appunto dalle casette tirolese, perché sono amante della montagna, della Val Gardena, dove che ci sono proprio tutte le sculture in legno, cioè quelle che sono nelle chiese, le sculture che sono nelle chiese, il 90% provengono dalla Val Gardena, cioè delle opere che sono meravigliose. E anche le statuine per il presepe, qua non le ho messe, ma in casa ho di 25 centimetri, sono scolpite a mano proprio da Demez, uno scultore della Val Gardena. Quanto ci lavora? È da marzo, appena posso, perché lavoro sul terrazzo e quindi appena c'è il sole sto a fare cose. E appunto, come vede lì, i soggetti sono sempre diversi e poi vengono regalati alle chiese, associazioni, anche privati che me lo chiedono e io dono qua. Tra i quali c'è uno, quest'anno è andato un presepe, uno... alla Madonna della Guardia con scritta Proloco Neva al Graveglia ed è visitabile tutti i giorni al Santuario della Guardia. Ecco, lei è sempre molto attuale, quest'anno lo sfondo praticamente d'impatto è il Ponte Morandi. Il Ponte Morandi perché 3 giorni prima ci ero passato sia sopra che sotto, quindi guarda, il destino se vuole, e quindi cerco ogni anno di riportare quello che è avvenuto, o l'anno del giubileo mi sono rifatto alle chiese che hanno avuto la Porta Santa qui della diocesi di Chiavari. L'anno scorso ho fatto invece i rifugi del Parco dell'Aveto e ogni soggetto dei rifugi sono adesso visibili in ogni rifugio. Ecco. Ecco, vediamo, ci vuoi elencare? Il santuario Madonna della Guardia, il santuario principe della Liguria. Poi là abbiamo invece il Forte Sperone, che è uno dei forti di Genova, che vede a monte vede la Val Bisagno e di qua vede la Val Polcevera. Qui abbiamo invece uno scorcio di Coronata. La galleria che si innesta nella galleria, sopra c'è la Coronata, che è quella che va verso Savona, eccola la cosa. E di qua invece sono il ponte, i tre, erano tre, uno è andato giù, se no come gli altri sono fatti così, come il proseguimento. Abbiamo la... Poi la ferrovia indica che, cioè, anche com'è, dalla Riviera uno va verso Torino e l'altra va verso Milano, sono due linee differenti. Invece da questa parte? E di qui abbiamo ancora la lanterna di Genova, che quindi dal porto domina il corpo. E qui abbiamo invece Santa Maria di Ne. Cioè si erano lamentati perché avevo fatto negli anni tutte le chiese di qui della Val Graveglia e non avevo fatto questa qua di Ne. Allora quest'anno l'ho messa con i vigneti che ci sono di soliti. E qui a Conscienti, il Borgo di Conscienti, con le case che sono dietro alla chiesa, che io la chiamo la sacrestia, invece è la cantina di valle. Ecco. E questo è Nascio. Ecco, di tutti quelli che ho fatto mi è rimasto Nascio. E questo Conscienti, perché se non metto Conscienti arricciano il naso. Bisogna mettere Conscienti.
Bene, allora complimenti Adriano. Cerchiamo di fare meglio, io lo faccio anche per i bambini, perché poi per non lasciar perso un po' le tradizioni, perché i bambini di solito sono quelli che attirano, poi obbligano i genitori a farlo anche in casa. Quest'anno c'è anche una inaugurazione speciale. Speciale, sì sì, mi hanno chiesto, sì sì, venite pure, io lascio liberi a fare, io lo faccio, poi ognuno fa quello che vuole, perché non è, lo faccio senza interesse, senza niente, quello che materiale di recupero, ecco, quelle cose, sì, qualcosa si compra, ma non è fatto tutto a mano, ecco. Ecco, lì abbiamo le foto di ogni anno. Di ogni anno, e questo del 2018 era improntato sui rifugi del Parco dell'Aveto. In più, siccome ero stato in Alsazia e nella Foresta Nera, avevo fatto uno scorcio di Strasburgo e Tribeck, dove c'è lì l'orologio a cuculo più grande del mondo. Insomma, internazionale. Sì, internazionale. Poi abbiamo man mano tutti gli altri. Le cinque terre, e questo invece, e questo invece è l'anno del giubileo, e ho fatto le chiese che hanno avuto la porta santa, ecco che c'è lo stemma del giubileo, vede che le chiese. Questo invece riguardava i castelli dell'Alto Adige, cioè la regione che ha più castelli, ma c'era un motivo, perché questi castelli ogni famiglia per bene, sia austriaca che tedesca, hanno avuto un vescovo, e allora volevano avere le strade sicure per venire dal Papa. Ecco perché il proliferare di tanti castelli e di tanti passi, cioè è quella che ha più passi dalla Svizzera all'Austria, alla Slovacchia, ecco, insomma. E questo invece è quello della Val Graveglia, con Terisso, Ponto, Rirepi, Arzeno, Chiesa Nuova, Conscienti, Statale. E qui c'è anche proprio la piazza dei Mosto, questa qua sotto, dove adesso siamo noi. Questa è la casa dove siamo noi adesso. Ecco, vedo Palio dei Presepi, del Levante, secondo classificato, insomma, secondo bisogna arrivare primi ormai. Sì. E questo invece era quando il Papa Francesco, che da Assisi veniva, cioè immaginare che fosse venuto qua in Val Graveglia in pellegrinaggio. Avevo comprato in Val Gardena, appunto, erano le prime statue che facevano del Papa Francesco. Marinaro e turistico del borgo di Monterosso nelle Cinque Terre ha lasciato spazio all'evento della nascita di Gesù, rappresentata con l'aiuto di residenti, ospiti, villeggianti e con lo spirito francescano che aleggia intorno alla chiesa dei frati cappuccini. La rappresentazione del presepe vivente per il secondo anno è proprio uno dei frutti delle celebrazioni per i 400 anni di fondazione del convento e richiama l'immagine di Greccio, dove San Francesco d'Assisi lo allestì per la prima volta quasi 800 anni fa. Nel 1223 San Francesco ha voluto toccare con mano la bellezza e la profondità del mistero del Natale, e quindi evocando questo mistero chiamò la gente, che risposero venendo dalla valle così come erano. Per cui noi abbiamo fatto questo appello alla popolazione, subito hanno risposto, i bambini, i genitori, i nonni sono stati coinvolti e sono stati dei veri protagonisti per assaporare la bellezza di questo mistero che è tipico francescano. Maria e Giuseppe hanno percorso i suggestivi caruggi di Monterosso tra vecchi mestieri, antiche tradizioni, personaggi in costume e animali. Un'atmosfera unica dove il presepe, non solo itinerante, è stato rappresentato in tutti i contesti, proprio come indicato da Papa Francesco.
esortando di fare il presepio ovunque. Quindi è un grande messaggio che il Papa dona a tutti per accogliere nel nostro cuore innanzitutto, nelle nostre case, ma nelle piazze ovunque, questo mistero che si compie, che sboccia. Il momento culminante è dalla chiesa dei Frati Cappuccini, dove è stata rappresentata la nascita di Gesù prima della celebrazione eucaristica. Quindi vogliamo ringraziare e augurare a tutti un santo e sereno Natale nel nome di Gesù, quel Dio che si fa uomo perché l'uomo diventi sempre più Dio. Quali elementi avete inserito nella natività di quest'anno? Allora, c'è la Villa Carmelo, da dove appunto è partita un po' la devozione, da dove si ricavavano i proventi per far celebrare una volta alla settimana una messa all'altare appunto della Madonna del Carmine, istituito 4 secoli fa all'interno della chiesa. C'è la chiesa parrocchiale, dentro la quale poi si è sviluppata questa fede, questa tradizione. E c'è soprattutto la processione, che è un po' il momento culmine di questa devozione, di questa festa, che è rappresentata dopo il ponte medievale. Quanti ci hanno lavorato a questo presepe? Abbiamo lavorato in cinque confratelli e una consorella per circa 2 mesi, 2 volte alla settimana, con molto impegno e molta programmazione, diciamo, però ce l'abbiamo fatta. Tutti giovani? Sì, tutti abbastanza giovani. Bel segno questo, sia per la confraternita sia per il valore e la tradizione del presepe. È un bellissimo segno perché vuol dire che appunto il seme è sempre nuovo, sempre vivo e sempre giovane, quindi abbiamo delle buone prospettive per il futuro evidentemente. Ci sarà una raccolta fondi legata al presepe? Certo, i fondi che raccoglieremo, come tutti i fondi che la confraternita raccoglie, saranno appunto devoluti per azioni di carità, come può essere ad esempio il banco alimentare col quale la confraternita è molto legato, per la parrocchia che sta compiendo dei lavori importanti come il restauro dell'asilo, il restauro della statua della Madonna e anche poi per il mantenimento della confraternita, di tutti i suoi i crocifissi ad esempio, che sono una parte molto importante della confraternita. Per le statuine, la scenografia, come fate? Fate tutto da voi? Facciamo sì, più o meno tutto da noi, qualcosa acquistiamo, però diciamo che principalmente gli edifici ci piace farceli da noi. Quindi ad esempio quest'anno troveremo come novità, dentro la quale sarà rappresentata la Natività, la Madonnina del Grappa, l'opera Madonnina del Grappa con il suo Tempio di Cristo Re, rinnovata, ricostruita e più grande. Giorni e orari di visita del presepe? Allora, dal 22 dicembre al 6 gennaio, dalle 15 alle 17.30 nei giorni feriali e dalle 15 alle 18 nei festivi. Qual è l'idea da parte dell'Istituto Maria Luigia per far rivivere insomma, la prima natività con i ragazzi dell'Istituto? Diciamo che la nostra preoccupazione era quella di mettere di fronte i ragazzi, i genitori, noi stessi, di fronte al grande avvenimento di 2000 anni fa, cioè quel fatto storico che di fatto ha cambiato la storia, no? E quindi la possibilità di immedesimarsi con la Madonna, con gli operai, con i pastori di fronte a questo grande avvenimento imprevisto. Fare il presepe non è solo fare un gesto che si ripete ogni anno dunque, ma ritrovare un valore, questo cercate di insegnare ai bimbi? Sì, è il valore, il tentativo di educazione rispetto alla positività della vita, al senso delle cose che cerchiamo di svolgere quotidianamente, ha un punto però di significato, ha un punto in cui questo prende vita, si ritrova, no? C'è una bella folla, siete contenti?
Sì, sì, ma speriamo che si aggiunga qualcun altro, perché questo gesto è fatto anche per Chiavari, per ricordare alla città di Chiavari che tutte queste luci bellissime sono per uno. Quanti sono i bimbi coinvolti? Allora, i bimbi sono circa 250 e vanno dai bimbi dell'asilo, quindi dall'infanzia, poi ci sono i bimbi della scuola primaria e anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Cosa avete fatto? Allora, l'idea era un po' quella di ricostruire un presepio fatto di statuine vere che prendono vita. All'inizio i bimbi saranno coperti da giornali e poi si animeranno facendo i vari mestieri di ogni genere. Abbiamo lasciato scegliere loro un pochino, ci sarà dalla fattoria ai falegnami, alle sarte, ai pescivendoli, tutti i vari mestieri che si animeranno durante un momento di canti insieme, fino poi a spostarsi in cattedrale dove ci sarà il momento più importante, quello della capanna in cui nasce Gesù. Vediamo un orto vero e anche i mestieri fatti con grande attenzione, ci avete lavorato molto. Sì, l'idea era proprio quello di fare un gesto che per i bimbi fosse proprio come rivivere quel momento, quindi un pochino anche l'idea di rimettersi in quei mestieri che forse per loro oggi non sono proprio così consueti, e quindi proprio rifarli loro, quindi ricostruire dalla fattoria essere animali, a coltivare le verdure, a pescare e tutto quello che concerne il resto. Il desiderio è quello di portare testimoniare la bellezza di quello che stiamo vivendo a tutta la città e a tutti gli amici che non abbiamo la fortuna di incontrare a scuola. L'esperienza che fanno questi bambini con i loro insegnanti è veramente importante, perché ci testimonia che educare vuol dire accompagnare i bambini verso un concetto di bellezza, verso educarli a diventare grandi, accompagnarli nella loro vita, e quindi vorremmo che questo fosse un bene per tutti, non solo per i nostri bambini.